della legge 133-08, che è il rifinanziamento della legge 211 del 92. Purtroppo in Italia i finanziamenti sul trasporto pubblico sono sempre molto avari. Dal 92, successivo rifinanziamento 96-97, poi abbiamo aspettato 10 anni per avere qualche cosa. È una proposta per, diciamo, voltare pagina. E la dimostrazione è quel treno che vedete lì, che è il nuovo treno, diciamo che è la maquette dei treni che a partire tra qualche mese cominceranno a circolare sulla rete FAL. E questa è veramente una svolta epocale. Tenete conto che si tratta di convogli ordinati da due ferrovie cantonali in Svizzera, quindi facciamo un salto in avanti poderoso. Ci poniamo ai primi posti a livello nazionale, sicuramente, come tra le ferrovie regionali, come caratteristiche. Diceva bene il sindaco, un progetto che conoscete bene, quindi non sto a rispiegarvelo nella sua completezza, un progetto che, trattandosi di ferrovia, inevitabilmente deve essere sviluppato per fasi. La fase che andiamo a proporre è una fase importante perché va a collegare il polo ospedaliero di Madonna delle Grazie e si affaccia, è predisposta per proseguire poi verso quartieri importanti che potrebbero essere sede di nuove espansioni. E lì si deve giocare naturalmente poi un progetto trasporti territorio su cui FAL non è entrata, è disponibile a ragionare, ma diciamo è una fase successiva e qui l'amministrazione invece è assolutamente necessario che entri in maniera importante, in maniera tale da capire come poter agguantare quelle risorse che eventualmente si renderanno necessarie con altri finanziamenti. Se ne sta cominciando a parlare a livello di governo centrale. La tratta urbana su cui andiamo a lavorare è una tratta di 840 metri circa, che sommata al tracciato esistente scusate, da Serra Rifusa fino alla stazione di Matera Sud, la Nera, come vogliamo chiamarla, dà luogo ad una tratta urbana di 5 km e 200 metri. Qui sopra, fallo un po' ragionando alla Svizzera, se volete, cioè pensando prima al modello d'esercizio che potrà essere sviluppato, non necessariamente integralmente, tutto insieme, ma per fasi anche questa volta. Si è posta l'obiettivo di offrire alla città di Matera un collegamento che ha una triplice valenza. È un collegamento verso il nodo di Bari, nella prospettiva del collegamento con l'aeroporto, con la nuova rete alta capacità che sta procedendo pian piano e che è un'opportunità importante. Un collegamento verso Altamura, che è il secondo dei tre poli su cui si articola il principale sistema insediativo interno del nostro Appennino, perché da solo conta 240.000 abitanti e che è una realtà importante che va difesa. Il terzo livello è quello urbano, quello di cui parlavamo prima. Questi in maniera integrata, fino a poter prevedere come infrastruttura, grazie ai punti di incrocio, nonostante sia una linea semplice binario, un treno ogni 15 minuti. Questo significa che faremo sicuramente un esercizio tutto il giorno di un treno ogni 15 minuti? Assolutamente no, evidentemente. L'infrastruttura però è predisposta e calibrata in modo, man mano che essa cresce, si allunga, da poter garantire questi livelli di servizio qualora le esigenze di domanda dovessero renderlo necessario, forse inizialmente esclusivamente nelle ore di punta, poi piano piano in estensione. Non voglio entrare sul tema dei costi di gestione perché non voglio rubare spazio al presidente, per cui vado direttamente a descrivervi l'idea progettuale. Esiste già un sedime, io l'ho percorso diverse volte. Nella sua prima parte purtroppo è diventato ricettacolo di immondizia, questo piange il cuore a doverlo vedere e riconoscere. In alcuni casi è stato riempito con del materiale che ne ha alterato la fisionomia e le quote, ma questo sedime è integralmente disponibile e va sfruttato, è la nostra idea quella di sfruttarlo.
Il tema fondamentale è costituito, come potete immaginare, dall'approdo in corrispondenza dell'intersezione con l'ospedale, per potersi aprire alle successive fasi di eventuale estensione. Quello che è stato certamente scartato è l'arrivo in corrispondenza dell'ex casello, che c'è ancora in corrispondenza dell'intersezione dell'ospedale, a raso, cioè a dire... lo diciamo subito, poi ci torniamo, scusate. Cioè a dire, non intendiamo ripristinare un passaggio a livello, questo è chiaro, anche perché avendo la prospettiva finale di un treno ai 15 minuti sarebbe come a dire che ogni 7 minuti e mezzo dovremmo avere una chiusura di PL a ridosso di una rotatoria, che è impossibile, d'accordo? Questo per fugare i dubbi, le perplessità. Allora, siccome il nostro obiettivo è quello di rimanere, di ricalcare il sedime esistente, vedrete che esistono due possibilità, una base e un'alternativa. Ma andiamo nell'ordine, molto velocemente. Allora, siamo a Matera Sud, questa è la stazione, sulla destra vedete quella zona verde con della vegetazione che è appunto il sedime in trincea della, purtroppo non ho una, qui non ho un, posso approfittare del presidente che mi, e vado lì davanti a spiegare, è questa, scusi presidente, è quel patch down lì, scusate, approfitto, usciamo dal formalismo, che tanto formalismo non fa bene a nessuno. Questo è il piano del ferro, vedete qui tra l'altro una coppia di automotrici, qui c'è la fine dei binari attuali, dei tronchini. C'è un muro di contenimento perché dei materiali, dei detriti sono stati via via appoggiati. Da questo punto in avanti, fino a questo punto, dove è stata realizzata una carrareccia per attraversare, il livello è alla stessa quota del piano del ferro, proprio perché, tra l'altro se voi scavate un po' trovate ancora il ballast della vecchia ferrovia. Quindi il nostro obiettivo è mantenerci alla stessa quota, passare sotto via Carlo Levi, e intentare la discesa con la pendenza originaria, d'accordo? Anche perché la motorizzazione dei nuovi convogli ha una potenza installata, una potenza specifica superiore a quella dei convogli originari, per cui possiamo tranquillamente permetterci questo lusso. Possiamo andare avanti, grazie. Ecco, qui vedete il muro di cui vi parlavo, questo è il piano dei binari, piano di stazione, piano del ferro, e noi andiamo verso destra, grazie ancora. Al comune di Matera sono state prospettate due ipotesi, necessariamente, visto che rispetto a una primitiva dotazione di circa 10 milioni e mezzo, poi rimodulata su circa 8 milioni di euro, riguardo il PISUS, è stato necessario adottare l'ipotesi della localizzazione della fermata prima della intersezione a rotatoria dell'ospedale. Questo non significa però mantenersi a livello, a quota del terreno, perché se ci manteniamo a quota del terreno è come se abbiamo ragionato come gli struzzi, mettiamo la testa sotto la sabbia, chi viene dopo deciderà che cosa fare, e non abbiamo risolto nulla. Allora, qual è l'ipotesi su cui abbiamo ragionato? Possiamo andare avanti. Sto sfruttando il vostro sindaco e il presidente. Allora, ecco qua la zona di stazione. Qui avete, qui si fermano talvolta degli autobus extraurbani che fanno servizio nella zona dell'ospedale. Questo è il viale d'ingresso, la guardiola oggi non utilizzata d'ingresso all'ospedale, e questa è la viabilità provinciale verso la tangenziale. Qui ci siamo posti un problema in un'ottica un pochino più larga. Questa rotatoria ha un problema di rispetto della normativa, cioè a dire è inclinata in senso trasversale oltre i limiti consentiti dalla nuova normativa, il che se fosse una rotatoria di quartiere non sarebbe un problema. Trattandosi di una rotatoria su viabilità principale invece è un problema questo. Allora, a noi interessa fino a un certo punto, però ci poniamo il problema di prospettiva. Un'ipotesi potrebbe essere quella di, nel momento in cui si va avanti, di prevedere anche lo spostamento della rotatoria con la realizzazione di un'opera provvisionale in maniera tale da riportare in piano
le componenti principali da ridurre questa pendenza, il che fa gioco, e avere quindi la possibilità di realizzare una rotatoria in piano. Se si fa questo, evidentemente la soluzione migliore, ancora migliore rispetto allo stato attuale, è quello di rimanere scendendo, smettere di perdere quota, rimanere alti, fare una stazione attualmente a quota più 5 rispetto al primitivo piano del ferro, in maniera tale da poter attraversare in questa direzione, perché il sedime sta esattamente sotto la casa cantonale dell'ANAS, l'ex casa cantonale dell'ANAS, poter attraversare in questa direzione il fascio stradale che vedete e poi continuare a perdere quota andando verso Rione Agna, d'accordo? La fermata dell'ospedale quindi sarebbe dotata in questo caso di cosa? Di un semplice binario, anche perché il punto di incrocio eventuale in caso di prosecuzione è previsto più avanti. Ecco, qui vedete un'altra rappresentazione, è dotata di un attraversamento che noi pensiamo questa volta in sottopasso a quota meno 1 per arrivare a sbarcare sottopassando questa strada, quindi ascensore e rampe di scale, sui due marciapiedi all'interno dell'area ospedaliera. Questo poi andrà sviluppato nel progetto, evidentemente. Però l'idea di fondo è questa. Esiste un'alternativa? Sì, che è quella di arrivare invece a quota meno 5. Dal punto di vista delle pendenze siamo ancora compatibili, rispetto a un 4.2%, cioè un 42 per 1000, arriviamo a un 47 per 1000. Il problema non è tanto questo quanto quello dei costi e i rischi degli imprevisti dal punto di vista idrogeologico, posto che tutta questa zona di via Carlo Levi è soggetta a dei movimenti di frana. Per cui possibilmente l'idea nostra è quella di rimanere sul sedime attuale, sul sedime esistente, con un'opera di scarificazione e di rafforzamento superficiale e poi invece alzarci soltanto dove serve. Tenete conto che tra questo punto, qui è la sede, vedete qui si intravede ancora il ballast, tra questo punto e questo punto ci sono 2,5 metri di dislivello, il che significa che noi la pendenza la andiamo ad annullare in corso di discesa con una compensazione, un raggio da... non voglio entrare, non faccio l'ingegnere, scusate, sbaglio. Andiamo avanti, non voglio entrare nei dettagli. Ecco, qui vedete un dettaglio schematico, planimetrico, questa è la pensilina di servizio, qui poi si va al piano meno 1 e si passa oltre la provinciale nella zona dell'ospedale. Potrà essere valutata anche l'ipotesi, assieme all'azienda ospedaliera, di utilizzare quest'area che attualmente è incolta, per esempio per migliorare la fermata degli autobus che oggi e anche l'altro mio sopralluogo, e ho visto uno dietro l'altro sistemati in questa zona. Immaginate che cosa può significare arrivare in questo punto, servire sia l'ingresso principale dell'ospedale, sia immediatamente poter accedere attraverso il sistema di risalita alla stazione, che nella prima fase è una fermata terminale, in prospettiva diventa una fermata passante. La successiva fermata sarà comunque a doppio binario, sia nel caso che essa, come in questo caso, diventi uno step successivo di attestamento, sia che sia passante perché si prosegue fino a Contrada a San Francesco, e questo perché in quel punto sarà necessario incrociare due convogli. Ultima cosa e ci siamo. Il quadro economico complessivo è di 8 milioni e 100, sono possibili delle oscillazioni tra le voci, la risistemazione delle stazioni piuttosto che il capolinea, qui ci siamo andati un po' pesanti, probabilmente ci sono delle voci sulle stazioni che andranno a compensarsi, perché non avendo ancora il progetto preliminare, non avendo fatto i sondaggi, non siamo in grado di dire quanto costerà il tratto di 120 metri che è in parte contromuro, in parte le ultime due campate su viadotto. Questo non lo possiamo sapere finché non si fanno i sondaggi. Però noi abbiamo ragionevole certezza di credere che questo tipo di soluzione sia in grado di rispettare questo quadro economico. Secondo me no. Tenga conto, le do un ordine di grandezza.
L'ultima ferrovia che è stata rifatta in zona, e che è la Lucera Foggia, nonostante uno scavalco ciclopico sulla statale 17, ha avuto un costo, compresa una stazione a tre binari, un punto di incrocio intermedio e due scavalchi, di cui uno, ripeto, su una strada a quattro corsie, un costo equivalente di 2 milioni e 300 mila euro a chilometro. Qui stiamo parlando di un costo equivalente solo per le opere ferroviarie di 4 milioni e 900 mila euro a chilometro, e noi facciamo 840 metri. Quindi siamo su valori doppi. Dopodiché la sfera di cristallo, io sono un tecnico, non ce l'ho, però avendo visionato 5 volte il sedime, avendo ragionato sulle opportunità che abbiamo a disposizione, ragionevolmente sono in grado di dirvi che questi dovrebbero essere numeri precisi. Complimenti. Prego. Complimenti. Eventuali problemi di assetto idrogeologico su via Carlo Levi potrebbero comportare problemi seri per la realizzazione del progetto? Allora, e sono stati valutati? Momento, qui ho già risposto, noi non abbiamo fatto sondaggi, al momento non sono stati fatti i sondaggi che si fanno in Tremina. Problemi potrebbero esserci, io quello che tendo a ho visto che già nella zona dell'ospedale questi problemi sono molto inferiori, sono andato sia sul primo viale che sul secondo, si assiste a qualche piccolo fenomeno, però sì, a parte sopra, benissimo. È chiaro che si tratta dell'occhiometro, purtroppo non ho gli elementi per... In questi casi, per questo le dicevo, ci potrebbe essere qualche spostamento dall'interno del quadro economico tra una voce e l'altra. È possibile che si adottino pali profondi fino ai 20-25 metri, ma sono tre pali quelli che ci servono. Sicuramente superabile allora il problema. Secondo me sì. Qualunque cosa noi troviamo lì. Qualunque, se poi mi dice fra una mezza montagna, le dico no, non sono un padre eterno. Io, diciamo, stante la situazione che vediamo, guardi, se fossi in grado di fare progetti in questa maniera non sarei qui, probabilmente farei altro. Io le dico, questa è la... Siccome c'è questo tema in quella zona. Assolutamente. Le sondaggi, va bene. Ottimo, grazie professore. Prego.